Ciao cari follower, se come potete vedere nella foto davanti a voi, piogge molto abbondanti in tutte le regioni d'Italia da nord a sud. Una notizia molto felice dopo una lunga attesa. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che supportiate questo video con ammirazione. Premere il pulsante mi piace è una cosa semplice per te, ma è molto importante per noi e ci incoraggia a fornirti il meglio. Quindi non lesinare su di noi con il supporto. Inoltre, la pressione del pulsante mi piace protegge questo canale dalle eccitanti notifiche a cui è stato esposto nei giorni scorsi dai nemici del successo. Quindi abbiamo bisogno del tuo supporto per noi premendo il pulsante mi piace su questo video. E grazie se, finalmente, dopo una lunga siccità, le piogge torneranno nelle regioni meridionali d'Italia. Anche verso le regioni centrali. Inoltre, le regioni settentrionali riceveranno più piogge, in grandi quantità, al punto da formare alluvioni. Come potete vedere sulla mappa di fronte a voi, la quantità prevista di pioggia sarà compresa tra 10 e 180 mm. E questo è alla fine di questo mese, luglio 2023, fino all'inizio del prossimo mese, agosto. Pertanto, diremo addio al caldo in Italia. E preparati al ritorno del maltempo. Con pioggia, temporali e forti venti. E il rischio di grandine. E rischio di allagamento. E questo, come ho detto, è alla fine di questo mese, luglio, e all'inizio del prossimo mese, fuori. Avvisiamo vivamente tutti i residenti del pericolo di queste tempeste, che a volte possono essere molto violente. Può causare danni materiali alle fattorie e persino a edifici fragili. Quindi è necessaria cautela. Vi informeremo di eventuali altri importanti sviluppi in seguito. Finalmente sei in buona salute.